Perfetto, abbiamo tagliato i nostri 8 fili e adesso, a proposito, mi sono dimenticata di dirvi che servirà anche ovviamente la nostra base, che è il solito cerchio che avevo comprato su Amazon, che sarebbero stati quelli da riempire con la resina. Io ho sbagliato a comprarli, ma vedo che mi sono tornati molto utili per fare un sacco di altre creazioni. D'accordo, per cui andiamo a fissare con uno spillino la nostra base, in modo che stia un attimo ferma, e un filo alla volta andiamo a piegarlo a metà. Facciamo combaciare le due estremità per trovare appunto la metà e andiamo ad ancorarlo al nostro ovale 1, per cui piego a metà, faccio combaciare, trovo la metà, passo da sotto, faccio uscire quest'asola e faccio rientrare in questo modo i fili e lo blocco. 2, quattro, cinque, sei, sette e l'ottavo filo. Ok, adesso risultano un po' tutti sparigliati, ma quando andiamo a lavorarli poi risulteranno più, si sistemeranno. Ok, ora dividiamo in due, per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da un lato e gli altri 8 filetti, le altre 8 frangette dall'altro. Che cosa faremo? Allora, come prima cosa dobbiamo andare a crearci questo motivo. Perché che cosa faremo? Prenderemo il filo più esterno di uno dei due lati, non ha importanza, lo accavalleremo sopra le altre frange, il filo sopra diventerà il filo che porta i nodi e il filo sotto il filo che fa i nodi, e andiamo semplicemente ad intrecciarlo 1 e 2, stando ben vicini alla nostra base. 2, altro filo, 3, 4, 5, 6, e di conseguenza tutte le altre frange. Ultime due frangette, 1, 2. E un lato è fatto. Spostiamolo un po', tanto questo si può spostare. Facciamo la stessa cosa, direi di bloccare questo, così almeno la lavorazione, vedete, ci rimane più ferma se non fa cadere la videocamera. Facciamo la stessa cosa per quest'altro lato della lavorazione, per cui abbiamo detto che prenderemo sempre il filo più esterno. In questo caso è questo, d'accordo? Lo faremo passare al di sopra di tutte le altre frange e frange per frangia andremo a 1, intrecciarle, e 2, altra frangia, 1 e 2, altra frangia ancora, 1 e 2, altra frangia.
Uno e nel due, mi raccomando, portate sempre la lavorazione ben vicina alla base. Ok, ultime due frangette. Uno e due, per cui sopra il filo porta nodi, sopra il filo che fa i nodi, vado ad intrecciarli in questo modo. E faccio passare il filo che porta il filo che fa i nodi all'interno dell'asola e tiro. Ok, riavvicino le mie due metà e i due fili che erano i portanodi vado a sovrapporli uno all'altro e vado a fare gli ultimi due nodini, per cui uno e due, d'accordo? Adesso dovrò andare a prendere le mie perline, quelle più piccole. Ok, le apro. Allora, la dimensione del cerchio non ha importanza perché potete benissimo adoperare un cerchietto più piccolo purché ci stiano 8 fili attaccati o un cerchio più grande, per cui non ha nessun tipo di importanza. Non è così vitale sapere quanto la dimensione appunto del nostro cerchio. Ok, che cosa faremo? Il primo filo sull'esterno lo teniamo da parte, prendiamo il secondo filo e andiamo ad inserire uno dei mezzi cristalli. Vedete il primo da parte, andiamo a inserirlo nel secondo. Se non ce la facciamo, andiamo a prendere un accendino, cosa che farò io. Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi in questo tutorial ci occuperemo del macramè. Sto prediligendo appunto tutorial sul macramè perché sono molto più adatti alla stagione, cioè nel senso, a me piace tantissimo stare all'aria aperta, cioè io sto sempre fuori, in casa mi sembra di soffocarmi appena posso. Proprio esco di casa, per cui vi propongo dei tutorial che basterà avere un paio di fili e una tavoletta e si possono fare ovunque, magari anche per le giornate che passeremo magari in giardino o in piscina, sono molto più comodi appunto che quelli per le perline e sono di grande effetto. Oggi andiamo a realizzare questi orecchini e vi illustro subito i materiali dei quali avremo bisogno. Avremo bisogno ovviamente di una forbice, la nostra tavoletta con i nostri eventuali spillini, dopodiché avremo bisogno di filo da 0,8 mm, dei mezzi cristalli, delle sferette da 3 o 4 mm, insomma non ha proprio tanta importanza, e una sfera da 8 mm. D'accordo, iniziamo subito andando a preparare i fili. Ne prepareremo 8 di questo filato lunghi almeno un 45-50 centimetri, d'accordo? Come vi dicevo, se non dovesse passare, andiamo a prendere un accendino e andiamo leggermente a colare il filo in modo che si crei un aghetto un po' più omogeneo e un po' più duro, d'accordo? Poi riprendiamo in mano il filo più esterno, lo facciamo passare sopra tutte le altre frange, compresa quella con il nostro cristallo o la nostra sfera, insomma quello che avete deciso di mettere. Ok, fatto, abbiamo ancorato il tutto. Ora filo porta nodi sopra le frange, filo con la perlina diventa il filo che fa i nodi. Faccio il primo nodo e lo faccio aderire alla perlina, per cui uno e stessa cosa con il secondo nodo della frangia, secondo filo della frangia, andiamo semplicemente ad intrecciarlo normalmente, tenendo sempre come spessore quello della perlina che precede. Adesso andiamo ad inserire un altro mezzo cristallo nel primo filo, secondo filo, terzo filo, nel quarto filo. Per cui tenete presente che io contando il quarto ho contato anche il filo che porta i nodi, d'accordo? Che dopo magari non vi capiate. Perfetto, anche qui. Uno. E due. Ok? Il quinto vado semplicemente a bloccarlo. Uno. E due. Ok? Lascio così la mia lavorazione, passo dall'altro lato, come ho fatto precedentemente, scarto il primo filo,
vado a bruciacchiare la punta del secondo e vado ad inserire la mia perlina. Porto a scorrere sopra il primo filo che diventa il filo portanodi, sotto le frange che saranno i fili che faranno i nodi. Uno e due, d'accordo? Passiamo al terzo filo. Il terzo filo fa semplicemente 1 e 2 nodi. Adesso siamo arrivati al quarto, lo bruciacchiamo un attimo e andiamo ad inserire un'altra perlina. Facciamo scorrere 1 e 2. E infine blocchiamo con il quinto filo semplicemente facendo 1 e 2 nodini. Ok, ci troviamo in questa situazione. Abbiamo fatto i due lati e troviamo al centro fili non adoperati che sono questi 6. Ok, che cosa faccio? Prendo il primo filo interno di uno dei due lati, nel mio caso nel lato di sinistra, d'accordo? Il filo più interno, che praticamente è sempre il filo portanodi che è partito da qua, per capirsi, diventa sempre il portanodi e andrò a fare 1, 2, altra frange, 1 e 2 nodi. Vado a prendere anche il filo portanodi di questo e vado a legarmi anche questo, per cui 1 e 2, ok? Scarto 1 e 2 fili e vado a prendere i 3 che non ho adoperato per l'altro lato, d'accordo? Che sono questi, va bene? Per cui questi li mettiamo un attimo da parte che così non rompono. Questi mettiamo un attimo da parte così capite meglio. Filo più interno diventa il filo portanodi. Le due frangette laterali diventano le frange che fanno i nodi, per cui 1 e portiamolo ben vicino al centro, 2, 3 e 4. Adesso vado a prendermi anche quello che era il filo portanodi di questo giro qua. Anche questo, aspettate che faccio confusione. Sopra il filo portanodi, sotto il filo che fa i nodi. 1 e 2, ok? Togliamo tutti i fermi che vediamo a che punto siamo arrivati. D'accordo. Ora noi ci troviamo in questa situazione. Scarto 4 fili, 4 frange e le metto da parte. Scarto anche queste 4 e mi ritrovo quelle con le quali dovrò lavorare. Se noi apriamo un attimo la lavorazione, eccola qua, ce la ritroviamo in questo modo, d'accordo? Che cosa faccio adesso? Il filo portanodi resta sempre lo stesso, per cui in questo caso i più esterni, d'accordo? Perché adesso sono andati più all'esterno. Va bene, che cosa farò? Prendo in mano il filo portanodi e prendo la prima frangia che trovo sul mio cammino, vado ad intrecciarla, vado ad annodarla in modo che i nodi restino all'esterno, cioè le frange restino all'esterno, vadano all'esterno, per cui 1 e 2. Faccio la stessa cosa con la seconda frangia, 1 e 2. Mi sposto nell'altra metà, come vedete, avanzo una frangia di questo lato, per cui anche qui filo che porta i nodi. Filo che fa i nodi va sotto e vado a fare i nodi portando le frange verso l'esterno, 1 e 2, in modo da creare una specie di parentesi tonda, 1, 2, 3 e 4. Arrivato a questo punto, vado a prendere la mia sfera, quella più grossetta da 8 mm. Vado ad inserire anche questa. Per farlo andrò a bruciacchiare insieme
leggermente i due fili in modo da farne un corpo unico e che, in modo che sia più agevole appunto infilare la nostra sfera. D'accordo, vediamo se ce la facciamo al primo colpo. Sì, ciao Beppi. No, dai, ce l'ho fatta. Non ci credo. Ok, la porto a scorrere in mezzo alle due parentesi in questo modo. Dopodiché vado ad annodare anche le ultime due frange che mi mancavano, che sono appunto quelle che escono dalla sfera, alla mia parentesi. Anche qui i nodi vanno sempre verso l'esterno, per cui uno e due. Anche qui uno e due. Faccio questo, fatto questo, intreccio anche queste, per cui 1 e 2, ok? Ecco qua, questo è il risultato che abbiamo ottenuto finora. Benissimo, adesso andiamo a recuperare le nostre frange che avevamo messo da parte, quelle da un lato, le spostiamo un attimo le altre e andiamo a lavorare con una coppia di queste due, d'accordo? Che cosa faremo? Faremo in questo modo: il filo più interno diventa il filo portanodi, il filo subito successivo, per cui quello più esterno, diventa il filo che fa i nodi, per cui portanodi sopra, filo che fa i nodi sotto, vado ad intrecciare, d'accordo? Una, due, tre, quattro, 5 e 6. Faremo 6 piccoli nodini in modo da trovarci ad avere 3 gobbette più l'inizio della prossima gobbetta, d'accordo? Per cui se noi contiamo dovremo contare, vediamo solo in quadro, eccolo qua, mettiamo un po' a fuoco, ok? Per cui se io vado a contare dovrò contare una gobbetta, due gobbette, tre gobbette e mezza, per capirsi, d'accordo? A questo punto vado a riprendere queste quattro frange e che cosa farò? Questo filo, che è il portanodi, rimarrà il portanodi e andrò ad intrecciarle in questa maniera, in modo che aderisca in questo modo. Per cui filo portanodi sopra, filo che fa i nodi sotto e vado ad avvicinarmi bene. Uno, si è sciolto un po', aspettate che lo tiriamo di più. Uno, due, adesso tutte le altre frange. Uno e due. Uno e due. 1 e 2, ok? E qua ci siamo. Facciamo la stessa cosa per questo lato della lavorazione, per cui sposto tutte le frange, prendo i primi due fili, d'accordo? Filo più interno diventa il portanodi, filo più esterno il filo che fa i nodi, per cui sopra, sotto, e vado ad intrecciare 6 volte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. D'accordo? Vado a prendere le mie quattro frangette, metto sopra e anche qui filo portanodi sopra, che è quello che viene dalla lavorazione che abbiamo appena fatto, e filo delle frange sotto e vado ad intrecciare, per cui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso vado ad intrecciare anche l'altro filo portanodi che viene dall'altro lato e lo blocco. 1 e 2.
Bene, questa è la situazione. Mi trovo questi due fili per legarsi su. E gli altri tutti nella frangia. Adesso vado a fare questo pezzo. Anche qui il filo interno è il filo porta nodi, il filo esterno è il filo che fa i nodi e parto. 1, 2, 3. Come potete vedere alterno un nodo con la frangia interna e un nodo con la frangia esterna, d'accordo? Qui dovrò andare a creare 7 gobbette e mezza. Ora andiamo a contarle. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 6, d'accordo? Giro il filo e porto a fare la frangia verso l'esterno. 7 gobbette e la mezza, l'ultimo, d'accordo? Per cui mi trovo ad aver fatto in tutto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nodi, d'accordo? Fatto questo, ripeto la stessa cosa per ancorarmi alle frange, per cui il filo porta nodi resta sempre quello e io vado ad ancorarmi in questo modo alle mie frangette. Se dopo non vi piace che sia troppo curvo, si può benissimo sempre allentare, per cui invece magari di fare 14 punti ne faremo 12 perché altrimenti risulta troppo ondulato. Dopo, ahia, quella lì è una cosa che dovete decidere voi. L'importante è che l'ultimo nodo, il filo frangia sia all'esterno, d'accordo? Sì, così mi sembra meglio. Vado ad intrecciare, per cui 1, mia, mi si allenta, che fastidio. 1, ma santi Dio. Anche qui lavorate sempre ben vicino alla lavorazione sopra. Mettiamo a posto tutte le frange. Ultima frangia. Andiamo a spostarci dall'altro lato. Procediamo anche per questo lato, per cui il filo più interno diventa il filo porta nodi, il filo più esterno diventa il filo che fa i nodi. Il primo nodo, la frangia va verso l'interno, il secondo nodo, la frangia va verso l'esterno, per cui 1, 2, incrocio, 3, porto all'esterno. 4, rimetto all'interno, 5, esterno di nuovo, 6, interno, 7, esterno, 8, interno, 9, esterno, 10, 11 e 12. Fammi vedere, contiamo le gobbette, di là erano 6 e mezzo, vediamo se anche qui sono 6 e mezzo.
per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6 più il mezzo, perfetto. Ogni gobbetta è composta da due punti, d'accordo? Vado a legarmi con le frange, per cui 1. Non arriva argine, non si tende, mamma che fastidio quando non riesco a fare le cose come voglio il primo colpo. Beh, vabbè. Ok, uno. E così per tutte le frange. Qua. Adesso incrociamo anche le due frange che alla fine sono, erano i portanodi che sono diventate frange. Ok, questo è il risultato che abbiamo fino ad adesso. Cosa faremo adesso? Adesso dobbiamo escludere due fili, per cui due fili più esterni possiamo dirgli bye bye. Li togliamo perché comunque non ci serviranno più. Andiamo a bloccarli qua sopra in modo che non rompano le scatole e proseguiamo con la lavorazione. Anche qui andremo ad inserire delle perline, per cui il primo filo lo lasciamo a sé stante, il primo filo senza contare i due esclusi. Andiamo a bruciacchiare il secondo filo in modo che mi sia più agevole inserire le perline. Una. Dopodiché sovrapponiamo il filo più esterno alle altre frangette e andiamo ad incrociarle. 1 e 2. Terza frangia, anche qui vado 1 e 2. Mentre nella quarta frangia vado a mettere un'altra perlina. Uno e due. Come vedete mi rimangono due frangette interne. Stessa cosa faccio per questo lato, escludo la prima frangia senza contare le due che avevo già tolto prima. Bruciacchio, inserisco dai bruttone. Il foro tappato, mezzo cristallo, lo porto a scorrere, dopodiché filo portanodi sopra e vado ad intrecciare 1 e 2. Prendo il terzo filo e anche qui 1 e 2. Sono arrivata al quarto filo nel quale inserisco un altro mezzo cristallo, per cui bruciacchio, porto sotto e vado a chiudere anche qui e ingabbio la mia perlina. Ok, a posto. Ora escludo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 fili parte per parte, i più esterni che sono quelli che fanno parte della lavorazione superiore. Qui vado a creare un'altra due piccole parentesi, per cui filo più interno, filo portanodi, per cui sopra. Filo più esterno, il filo che fa i nodi, vado ad intrecciare 1, 2,
stessa cosa per questo lato, il filo più interno è il filo che fa i nodi, il filo più esterno è il filo, scusate, il filo porta nodi, il filo più esterno è il filo che fa i nodi, per cui 1, 2. Vado a riprendere il filo porta nodi di questa lavorazione e anche questo lo intreccio con il filo porta nodi, questo 1 e 2, e stessa cosa faccio per questo lato. Ok, abbiamo fatto questo passaggio, adesso ho escluso i fili che non ci servono, ne ho tenuti 6, 6 più interni. Filo porta nodi rimane sempre quello, dobbiamo andare a creare la chiusura delle parentesi, per cui filo porta nodi sopra, le frange devono andare verso l'esterno. 1 e 2, 3 e 4, la stessa cosa per questo lato, filo porta nodi, frangia e intreccio. 1 e 2, 3 e 4 e incrocio anche queste due. 1 e 2. Ok, questi due sono quelli che abbiamo escluso nel giro precedente e li tiriamo via. Ora dobbiamo andare a escluderne degli altri, che sono 1 e 1. Aspettate perché non mi ricordo più. Perfetto. A questo punto, come abbiamo fatto in precedenza, andiamo a creare un'altra ansetta, per cui filo più interno, filo porta nodi, filo più esterno, il filo che fa i nodi. E sempre alternandoci, frange all'interno e frange all'esterno. Questo è il secondo punto che facciamo. Faremo 1, 2, 1, 2, 3, 4 nodi e dopodiché andremo ad attaccare le frange alla parte centrale. Stessa cosa facciamo per questo lato, escludiamo più esterno, prendiamo il più interno e diventa il filo porta nodi e l'altro il filo che fa i nodi. La prima frangia va verso l'interno, 1, 2, 3 e 4. Mi ritrovo la frangia all'esterno, filo porta nodi sopra, frange sotto e vado ad intrecciare anche qui, per cui 1 e 2, 3 e 4 e anche le altre. E infine i due portanodi li intreccio insieme. Anche qui escludo, vado a prendere, i due centrali, vediamo se riesco a spostarla senza far cadere, ok, filo più interno, filo porta nodi, filo più esterno, il filo che fa i nodi, questa volta primo verso l'interno e il secondo verso l'esterno. Stessa cosa per questo lato, filo più interno porta nodi, filo più esterno che fa i nodi, il primo verso l'interno e il secondo verso l'esterno. D'accordo?
vado adesso ad intrecciarli insieme in modo da riportare all'interno. Scusate, disfiamo tutto perché ho sbagliato. I nodi vengono fatti sempre nello stesso verso, i primi due, scusate, ho sbagliato. Filo portanodi è quello che scende dalla lavorazione sopra, sopra e sotto il filo che fa i nodi, e ne faccio uno e due. Stessa cosa per questo lato, sopra il filo più interno, sotto quello più esterno che fa i nodi, uno e due. A questo punto, sempre il filo porta nodi, porto le frange all'esterno, 1 e 2, la stessa cosa per questo lato, 1 e 2, e poi li unisco tra di loro, 1 e 2. Bene, queste sono le due frange. Escludiamo, come avevo fatto vedere prima, il più esterno delle frange e andiamo a creare lo stesso lavoro che abbiamo fatto per tutti i giri anche con questo, per cui la frangia più interna diventa il filo porta nodi, la frangia più esterna quello che fa i nodi. Andiamo ad intrecciarlo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 volte. Adesso le frangette. 1, 2, 1 e 2. Stessa cosa anche per l'altro lato. Filo più interno, il filo porta nodi, filo più esterno, il filo che fa i nodi. 1, 2, 3, 4, 5, oddio che corto. 6 e infine 1 2 3 4 e anche i due fili portanodi. Bene, la lavorazione a questo punto è finita. Dobbiamo andare a tagliare tutte le frange. Come al solito, bruciacchiarle. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
No, brucio sul serio perché mi sono scottata. E anche di qua. Ecco qua. L'orecchino è finito. Vi saluto e spero di essere stata chiara.